Amici sportivi, amanti del basket, un saluto da Lorenzo Mazzaufo e benvenuti al Palazzetto dello Sport di Scapriano a Teramo, dove tra pochissimo si disputerà l'incontro valido per la sesta giornata di ritorno del campionato nazionale di pallacanestro Serie B Girone C, che vedrà contrapposte la formazione di casa della Meta Teramo Basket 1960 contro Viterbo. È una partita molto importante e delicata per i ragazzi di coach Piero Bianchi, in primis perché bisogna vendicare sportivamente parlando la sconfitta subita in terra laziale. Fu praticamente il primo scivolone e forse l'unico fino adesso scivolone pesante per i biancorossi. Ricordiamo che Viterbo allora era ultima in classifica e colse il suo primo successo stagionale proprio contro la Meta di un punto, lo ricordiamo, e quindi innanzitutto bisogna riprendersi, insomma, questi due punti lasciati contro Viterbo e soprattutto scrollarsi anche un po' di dosso tutti i vari movimenti che hanno caratterizzato queste ultime settimane, in primis la partenza di Gennaro Tessitore, l'uomo squadra dei biancorossi. Ricordiamo che si è accasato in Serie C Gold, per la precisione a Vigevano. Al suo posto però la società ha lanciato un messaggio forte e chiaro: poteva rimanere ferma sul mercato, come aveva dichiarato anche il presidente della Meta Teramo Basket Ermanno Ruscitti, e invece hanno preso l'argentino, l'oriundo Rubera, giocatore d'esperienza, giocatore che ha militato tantissimo nel campionato di Serie B, soprattutto in squadre del Sud Italia, anche esperienze in Spagna e ovviamente in Argentina. Per Rubera, classe 1981, subito ha dichiarato alla stampa, insomma, si è presentato dicendo: sono qui per fare i playoff, quindi messaggio più che mai forte e chiaro da parte del nuovo acquisto della Meta, l'argentino Rubera. Andiamo adesso a leggere le formazioni che si affronteranno per quanto riguarda la Meta Teramo Basket: numero 3 Francesco Papa, numero 5 Stefano Di Pietro, numero 7 il capitano Enrico Gaeta, numero 8 Lorenzo Noli, numero 9 Simone Salamina, numero 10 Simone Lucarelli, numero 11 Andrea Lagioia, numero 15 Pedro Rubera, numero 16 Federico Angelini, numero 18 Daniele Tomasello, allenatore il signor coach Piero Bianchi. Per quanto riguarda invece Viterbo, abbiamo con il numero 4 Francesco Ingrilli, numero 7 Sandro Listuon, ex Teramo Basket, cresciuto nel settore giovanile dell'allora Teramo Basket in Serie A, numero 14 nuovo acquisto Cattaneo, numero 16 Luca Fowler, numero 18 Andrea Meroi, numero 21 Riccardo Rovere, numero 26 Giulio Cianci, numero 33 Leonardo Casanova, numero 36 Fabio Marcante, numero 77 Stefano Piazzolla, allenatore il signor coach Ugo Cardoni. Arbitreranno l'incontro i signori Vincenzo Di Martino di Santa Maria la Carità in provincia di Napoli e Nuzzo e Gennaro Nuzzo di Caserta. Tutto pronto, saranno sia Papa che Listuon a saltare per la palla 2. Il tocco è proprio del centro di Viterbo e primo possesso per gli ospiti, con il playmaker titolare Ingrilli subito marcato da Salamina. Starting five solito per coach Piero Bianchi, eccezione fatta ovviamente per Rubera al posto di Tessitore. Ancora Ingrilli in palleggio, prova a giocare con Listuon, poi semigancio di sinistro e primo canestro da parte di Viterbo con Francesco Ingrilli. E subito zona per la formazione ospite, vedete zona 2-3. Papa fa circolare il pallone per la Gioia. Passaggio in angolo ancora per Papa, che va in penetrazione, scarico per Rubera, che ribalta subito per Salamina, ultimi 3 secondi, Salamina resta il tiro contro Ingrilli sul primo ferro, la palla che viene controllata proprio dal playmaker viterbese, che poi dà un passaggio troppo complicato per il numero 26 Giulio Cianci. Palla persa quindi da parte di Viterbo, ospiti comunque avanti nel punteggio 2-0 in queste primissime battute. E ricordiamo tra l'altro che Viterbo viene da una vittoria fondamentale contro Patti fuori casa, quindi in un buon momento la formazione di coach Cardoni, che qui adesso recupera palla. Tomasello, che ha mancato di esplosività in fase di appoggio a canestro, è stato stoppato dalla difesa, adesso c'è il recupero con azione in attacco. Cianci sale a ricevere Rovere, passaggio poi per Ingrilli,
Ancora in palleggio poi lo scarico per Fabio Marcante, ex biancazzurro, ha giocato con Roseto, palla recuperata poi da La Gioia a rimbalzo e quindi Rubera, schema corna chiamato dall'oriundo, dall'argentino della meta, passaggio poi per Salamina, va in penetrazione, scarico per La Gioia, ancora in angolo per Salamina, si va da Tomasello, palleggio in avvicinamento contro l'Istuan, movimento sul piede perno, segna, subisce il fallo Andrea Lunetta col tiro libero supplementare, Daniele Tomasello, e il fallo è stato commesso ovviamente da Sandro Listuon. Primo fallo per lui, Viterbo che tra l'altro è una squadra molto piccola per quanto riguarda i centimetri. Gli unici lunghi nel vero senso della parola sono Listuon e Marcante, poi deficita appunto per quanto riguarda l'altezza media la squadra di coach Ugo Cardoni. Intanto Tomasello sbaglia il tiro libero supplementare, 2-2 il punteggio, dicevamo, quindi sarà anche importante caricare di falli lunghi ospiti in modo da costringere Viterbo già ad andare in difficoltà. Tanto palleggio, arresto e tiro da parte di Cianci, molto ben fatto, canestro di Giulio Cianci, primi due punti per lui. Viterbo nuovamente avanti nel punteggio 4-2, Salamina va in palleggio, arresto e tiro da tre punti e c'è la tripla di Simone Salamina. Si sblocca subito il playmaker pugliese che adesso subisce anche il fallo da parte di Ingrilli. Due azioni positive sia in attacco che in difesa da parte di Simone Salamina. Possesso che torna quindi nelle mani dei biancorossi, pronto a rimettere La Gioia. E ovviamente Salamina ad impostare l'azione offensiva per i propri compagni di squadra. Ancora in palleggio con la mano sinistra, attacca Listuon, prova poi lo scarico per Rubera, va in penetrazione l'argentino, ancora Rubera, movimento sul perno, poi scarico per Salamina che va ancora di mancino in penetrazione, si appoggia al tabellone, sbaglia, rimbalzo controllato in due tempi da Tomasello che subisce il fallo, e attenzione perché dovrebbe essere il secondo fallo di Sandro Listuon. E questa è già una brutta notizia per Viterbo, Listuon gravato di due falli dopo neanche tre minuti di gioco. Intanto seguiamo Tomasello dalla lunetta con due tiri liberi a propria disposizione. È corto il primo. Si resta sempre sul 5-4 per la meta. Ancora Tomasello con il secondo. Tiro libero, fotocopia al primo, fa 0-2 e quindi sempre 5-4 per i biancorossi. Listuon, passaggio per Cianci, il consegnato, poi si va da Marcante, c'è il taglio di Ingrilli a liberare Rovere, ancora Ingrilli, blocco di Listuon, scarico poi nuovamente per Cianci che si alza da tre punti, sbaglia, poi però Rovere conquista il rimbalzo, sbaglia clamorosamente anche da sotto canestro, rimbalzo poi controllato da Tomasello, c'è La Gioia che chiede all'arbitro di fermare il gioco perché ha preso un colpo, si tocca il volto Andrea La Gioia. Probabilmente ha perso una lente a contatto perché faceva cenno a coach Bianchi di cambiarlo. Vediamo se appunto ha perso una lente a contatto Andrea La Gioia. Vedete anche i compagni di squadra che cercano di capire cosa sia successo al numero 11 biancorosso. Non dovrebbe essere un infortunio fisico o un colpo. Tanto c'è lo staff medico attorno al giocatore della meta. 6 minuti e 50 secondi al termine del primo quarto, Teramo che avanti 5-4 nel punteggio, sembra tutto ok per quanto riguarda Andrea La Gioia, applausi del pubblico del Palas Capriano, viene cambiato, al suo posto fa l'esordio sul parquet Simone Lucarelli. Teramo che viene dalla sconfitta subita a Catanzaro, Teramo che di fatto ha giocato quella partita con 7 uomini contati. Tanto seguiamo la penetrazione di Salamina che si schianta letteralmente contro la difesa, chiama il fallo, però si prosegue, attenzione, Rovere, scarico per Ingrilli, poi extra pass per Marcante, palleggio con la mano destra, scarico ancora fuori per Ingrilli che è libero per tirare da tre punti, sbaglia, rimbalzo controllato da Tomasello che commette fallo secondo il direttore di gara. E per Daniele Tomasello è il primo fallo personale, primo fallo di squadra anche per la meta.
Bianchi, che è abbastanza incredulo per questa decisione, si resta comunque in fase d'attacco per quanto riguarda Viterbo. Listuon, marcante, lo aspetta Tomasello, poi scarico per Ingrilli, nuovamente per Listuon, tiro cadendo all'indietro e canestro di Sandro Listuon. Primi due punti anche per il centro di Viterbo, che va avanti nel punteggio 5-6. Rubera, adesso Viterbo è a uomo, vedete appunto difesa individuale per i laziali. Papa, finta di tiro da tre punti, poi spara dall'arco dei 6-75 e la mette a segno Francesco Papa. Non è proprio il marchio di fabbrica, ma ovviamente deve prendere fiducia anche nel tiro dai 6-75. Riporta avanti la meta 8-6 Francesco Papa. Ingrilli, esce Cianci, poi scarico per Rovere, stoppata di Lucarelli, palla che termina fuori. Bel gesto difensivo da parte di Simone Lucarelli. La meta che deve anche valutare le condizioni fisiche di Angelini, che aveva subito un infortunio alla caviglia. Vedremo se entrerà il playmaker di riserva. Intanto c'è il recupero sulla rimessa da parte della meta. Seguiamo questo contropiede con Papa, che va ad appoggiare a tabellone, costringe coach Cardoni al timeout. Assist di Simone Salamina. C'è il primo break dell'incontro, 10-6 a favore della meta Teramo Basket 1960. Cardoni che chiama subito il timeout dopo due brutte palle perse in fase d'attacco. 5 minuti e 29 secondi al termine del primo periodo. Teramo che inizia bene, è iniziato bene questa partita. Ricordiamo, match importante da vincere perché la meta deve rimettersi in zona playoff, visto anche il successo di Catanzaro. Ieri è stato giocato l'anticipo tra la Stella Azzurra Roma e Catanzaro. Catanzaro che ha due punti in più della meta. Calabresi hanno vinto di due punti in casa della Stella Azzurra, portandosi a quota 22. Teramo quindi ha bisogno di rientrare in zona playoff, e ricordiamo che biancorossi hanno sempre una partita in meno, quella contro Scauri, che verrà recuperata sempre qui al Palas Capriano l'8 marzo alle ore 20:30. E ricordiamo anche che il prossimo incontro dei biancorossi fuori casa contro la Stella Azzurra non verrà giocato domenica prossima. È stata fatta una richiesta da parte della società capitolina di non disputare l'incontro per degli impegni dei propri giocatori nell'Eurolega giovanile, incontro che verrà recuperato il 22 marzo. Intanto riprende il gioco con Marcante, che scarica per Cianci dall'arco dei 6.75. Esce bene Viterbo dal timeout, tripla di Giulio Cianci, quinto punto per lui, nono punto invece per Viterbo, che torna a meno 1. Ingrilli aggressivo su Salamina, fa sentire il fisico, scarico sotto per Tomasello. Rubera poi in angolo, subisce il fallo da parte di Cianci. Primo fallo da parte del numero 26 di Viterbo. Viterbo che va proprio in questo momento in bonus falli, quindi dal prossimo fallo commesso si andrà dalla lunetta. Tanto Rubera riceve il passaggio di Salamina. Bianchi che protesta ancora con gli arbitri. Scarico intanto di Salamina per Tomasello. C'è lo scarico sotto da Papa, che non viene visto. Riceve adesso in angolo, vuole puntare Listuon. Serve però nuovamente Tomasello. Stanno scadendo i 24. Scadono proprio in questo momento. La meta che non riesce neanche a tirare. C'è la palla recuperata da parte di Viterbo, che esce bene quindi da questo minuto di sospensione. Ingrilli in palleggio, esce a ricevere Rovere, poi Marcante, si sbraccia Listuon, va a portare il blocco. Marcante scarica nuovamente per il proprio centro, che spara la tripla dall'arco alle 6.75, sbaglia, tocca però poi ancora Viterbo a rimbalzo. Cianci da tre punti, la tripla, Giulio Cianci.
6-0 di parziale con due triple di Cianci per Viterbo, che adesso è a più 2, 10-12 quando mancano quasi 4 minuti al termine del primo quarto. Penetrazione di Lucarelli, viene chiuso da Listwon che comunque è gravato di due falli. Papa ancora a piedi dall'arco di 6-75, sbaglia, lotta a rimbalzo Tomasello che è proprio lui a toccarla, infastidito anche un po' dal compagno di squadra Rubera. Cambio intanto per la meta, rientra la gioia per Lucarelli, esce Rubera per Lorenzo Nolli. Ovviamente è in fase di rodaggio l'argentino, quindi deve anche prendere un po' confidenza con i meccanismi di coach Piero Bianchi, che sono ormai già oliati e rodati da più mesi. Tanto riprende il gioco con Cianci in possesso del pallone, lo aspetta Nolli, arresto di Cianci, poi scarico per Listwon, ultimi 6 secondi per concludere l'azione. Ingrilli vuole puntare la difesa, arresto e tiro da parte del playmaker, cortissimo rimbalzo poi controllato da Salamina che può spingere in transizione. Ancora Salamina, punta marcante, tiro difficilissimo che quasi va a bersaglio, tocca Tomasello ma Ingrilli è più rapido e quindi nuovo contropiede dall'altra parte per Viterbo. Lo scarico per Rovere Caspazio per tirare dai 6.75, un cross nel vero senso della parola, rimbalzo catturato da Tomasello, adesso ritmi molto alti, Salamina prova a spingere, Nolli ancora, Salamina a spazio, finta di tiro, manda al bar Rovere, poi scarico per la gioia, passaggio per Tomasello, va in semigancio sinistro, che movimento Daniele Tomasello, quarto punto per lui, parità nuovamente al Palace Capriano, 12 pari. Attenzione Listwon che ha il tiro del 6.75, sbaglia però questa volta, era stato battezzato un po' colpevolmente. Intanto attenzione, infrazione di passi fischiata dall'arbitro a rimbalzo. Tomasello e Papa che sono abbastanza increduli per questa decisione. Intanto si deve asciugare una macchia di sudore sul parquet. Gioco fermo. Si riprende quindi con Viterbo ancora in fase offensiva. Due minuti e 48 secondi al termine del primo quarto qui al Palace Capriano, punteggio in perfetta parità, 12 pari, Teramo però adesso deve difendere. Passaggio per Listwon da questi a Marcante, poi Ingrilli, Rovere, palleggio, va in avvicinamento, scarico per Marcante, extra pass per Cianci, ancora dai 6.75, sbaglia, rimbalzo controllato da Listwon e poi Ingrilli e quindi Marcante, consegnato per Ingrilli, la palla non ha toccato il ferro, quindi mancano 4 secondi, Ingrilli si deve alzare al termine dei 24, Francesco Ingrilli, quarto punto, Viterbo nuovamente avanti, 14-12, pronto Capitan Gaeta a fare il suo esordio nel match, Nolli. Si sbraccia la gioia per ricevere, sale invece Salamina, lo aspetta sempre Ingrilli, blocco di Tomasello, c'è l'aiuto di Listwon, in angolo per Papa, vuole chiudere il triangolo con Tomasello, ancora di sinistro, bella azione da parte della meta che liberano benissimo Tomasello, ovviamente Listwon ha due falli quindi bisogna attaccarlo. 14 pari, 1 minuto e 50 al termine del primo quarto, bel backdoor qui di Rovere su assist di Marcante, canestro di Rovere. Viterbo gioca bene, la partita è gradevole perché entrambe le squadre stanno giocando un'ottima pallacanestro. Per quanto riguarda soprattutto gli attacchi, intanto c'è il fallo fischiato alla difesa, fallo proprio di Rovere ed è il primo fallo per Riccardo Rovere. Cambio anche per Viterbo, è pronto a entrare il nuovo acquisto Cattaneo con il numero 14. Cambio anche per Teramo, lo avevamo annunciato poco fa. Fa il suo esordio Capitan Gaeta ed esce Papa. Per Viterbo esce Rovere e intanto seguiamo la gioia dalla lunetta con due tiri liberi. Ricordiamo che Viterbo è in bonus, quindi si va dalla lunetta. Ancora errore. Tiri liberi che ultimamente non sono stati un problema per la meta, parlando ovviamente di percentuali di squadra. Adesso questa sera sono un po' deficitarie, finalmente si sblocca dalla lunetta, la gioia fa 1-2, primo punto per lui, Teramo a meno 1, 15-16, Listwon, scarico per Cianci, Nolli gli lascia lo spazio, Cianci però non lo punisce, ricezione per Listwon, fallo di Gaeta, primo fallo di Enrico Gaeta, il secondo fallo di squadra invece per Teramo, non si va quindi dalla lunetta, si riprenderà con una rimessa dal fondo in zona d'attacco per
la formazione ospite. Pronto Cattaneo, si va dall'Istuon, Marcante, Ingrilli, passaggio ancora per Sandro Listuon, tiro cadendo all'indietro, gran canestro di Listuon, quarto punto per lui, Viterbo è il primo massimo vantaggio, 15-18, ultimo minuto di gioco della prima frazione qui al Palas Capriano, la gioia, palleggio in avvicinamento, punta Cattaneo, lo costringe al fallo, primo fallo per lui e altro viaggio dalla lunetta a favore di Andrea La Gioia. Cambio intanto per Viterbo, entra il numero 16 Luca Fowler ed esce Cianci. Intanto La Gioia è pronto con il primo dei due tiri liberi, assegno Andrea La Gioia, secondo punto personale per lui. Si prepara per il secondo tentativo e va a bersaglio Andrea La Gioia, terzo punto. La meta 17, Viterbo 18, attenzione all'Istuon, finta di tiro, ultimi 50 secondi della prima frazione qui al Palas Capriano. Tanto Fowler subito non ci pensa, su due volte sul secondo ferro la sua tripla, ribalzo controllato da Tomasello e quindi Salamina supera la metà campo in palleggio. Ancora Salamina che prova a puntare la difesa, esce ad aiutare l'Istuon, poi si va da Tomasello che viene raddoppiato, ancora Tomasello è chiuso, non riesce a controllare il pallone, poi commette anche infrazione secondo l'arbitro e quindi palla persa da parte di Daniele Tomasello. Viterbo non può andare fino allo scadere del quarto perché c'è una discrepanza di 3 secondi con il cronometro dei 24, ne mancano 27 appunto per chiudere questa prima frazione. Intanto c'è il cambio, esce proprio Tomasello, entra Papa, non vuole rischiare ovviamente il secondo fallo coach Piero Bianchi del suo centro titolare. Intanto Ingrilli in palleggio, passaggio per Luca Fowler, poi si va da Listuon, Cattaneo, ancora Fowler, in palleggio in avvicinamento, tiro difficilissimo, ultimi 5 secondi, Teramo può andare fino in fondo, attenzione seguiamo La Gioia, 3 secondi, 2 secondi, La Gioia deve andare in coast to coast, sbaglia però proprio allo scadere del primo quarto, ci sono delle proteste, Bianchi voleva un fallo, finisce qui comunque la prima frazione al Palas Capriano, la meta Teramo Basket 17, Viterbo 18, ci rivediamo tra pochissimo per il secondo quarto dell'incontro. Nuovamente collegati qui dal palazzetto dello sport di Scapriano Teramo, incontro lo ricordiamo della sesta giornata di ritorno tra la meta Teramo Basket e Viterbo. Dopo il primo quarto la formazione laziale è avanti nel punteggio 17-18, Teramo che era partita bene nei primi minuti, aveva costretto anche al time out coach Cardoni sul più 4 per la formazione biancorossa, poi dopo il time out Viterbo è andata in vantaggio con un parziale di 6-0 propiziato dalle triple di Cianci e quindi ha chiuso avanti nel punteggio questa prima frazione. E intanto c'è il richiamo ufficiale da parte degli arbitri nei confronti di coach Piero Bianchi che al termine del primo quarto aveva protestato in modo abbastanza veemente contro la coppia arbitrale, quindi dalla prossima protesta scatterà il fallo tecnico per l'allenatore biancorosso. Intanto andiamo a fare la cronaca di questo secondo quarto che riprende con Papa che riceve il passaggio da Nolli, che canestro di Francesco Papa, difficilissimo, e qui c'era anche abbastanza contatto, ci poteva stare il fischio da parte degli arbitri. Teramo che torna avanti 19-18 nel punteggio. Cattaneo, passaggio per Marcante, poi Fowler, Ingrilli, palleggio con la mano sinistra per il piccolo playmaker di Viterbo, 3 secondi, 2 secondi, Fowler deve andare allo scadere, trova il corridoio e realizza il canestro proprio al termine dei 24 secondi, controsorpasso da parte dei laziali, 19-20, intanto Rubera va in penetrazione, sbaglia però viene chiuso, rimbalzo controllato da Nolli, sempre il cuore immenso di Lorenzo Nolli. Fallo
che è stato fischiato ad Ingrilli, e il secondo fallo per lui, cambio per coach Cardoni, rientra con il numero 26 Cianci, esce proprio Ingrilli. Cianci che fino adesso è il migliore dei suoi con 8 punti realizzati, pronto intanto a riprendere il gioco Rubera, che rimette per la gioia nuovamente per il giocatore argentino. Va in penetrazione con la mano sinistra, scarico per Gaeta, il suo tiro, sbaglia però il capitano, rimbalzo controllato da Listuon e poi Cianci nuovamente a spingere la transizione per Viterbo. Lo aspettano sia Nolli che Papa, vedete anche Teramo, una sorta di zona. Cattaneo, finta, poi va in palleggio, scarico molto ben fatto per Listuon, qui è sfortunato. Viterbo aveva costruito bene questa azione offensiva, applaude infatti coach Cardoni. Teramo che qui è stata graziata letteralmente da Listuon. Papa prova il backdoor, Nolli riceve invece Gaeta, sempre contro Listuon, ancora Gaeta, palleggio in avvicinamento, subisce il fallo e avrà due tiri liberi a propria disposizione. Attenzione perché per Listuon è il terzo fallo personale e ovviamente deve subito ricorrere al cambio. Abbassa ulteriormente il quintetto coach Cardoni e fa entrare Riccardo Rovere. Adesso davvero Viterbo ha un quintetto small, perché in pratica il centro dovrebbe essere Marcante, con Rovere a fargli da supporto, Cattaneo in posizione di ala piccola. Intanto seguiamo dalla lunetta Enrico Gaeta, che realizza il primo dei due tiri liberi, anche il primo punto personale per il capitano della meta. Sbaglia però il secondo, lotta a rimbalzo la gioia con Marcante, palla 2, chiama l'arbitro, il possesso premia Viterbo, punteggio sempre di parità qui al Palas Capriano, 20 pari, mancano 8 minuti e 15 secondi al termine del primo tempo. Cianci sempre in palleggio, c'è il blocco che vuole liberare Rovere, riceve invece Fowler. Cattaneo riceve adesso, ultimi 10 secondi per concludere l'azione, sempre Cattaneo, palleggio in allontanamento, spara la tripla, sbaglia, prende poi il rimbalzo Papa e quindi Rubera supera la metà campo l'argentino, manda via Gaeta, prova a giocarci in post, deve ripiegare su Nolli, poi la gioia, ribaltamento per Rubera, a spazio per tirare da tre punti, sbaglia però l'argentino, rimbalzo controllato da Rovere, poi Marcante spinge la transizione, ancora Marcante, molto bello il passaggio a liberare Cianci che però sbaglia, c'è però il fallo fischiato, dovrebbe essere a un giocatore di Viterbo, dovrebbe essere Marcante ed è così, primo fallo di Fabio Marcante, sempre 20 pari qui al palazzetto dello sport di Scapriano. Attacca la meta con Nolli, intanto Angelini ancora non è sceso sul parquet, quindi vengono confermate insomma le voci che poteva non essere utilizzato il playmaker di riserva biancorosso. Intanto c'è il fallo fischiato a Cattaneo, che ha subito un forte contatto con il gomito. Vedete, la gioia sta indicando all'arbitro che ha colpito con il gomito in pieno viso Cattaneo, che adesso è a terra. Per Cattaneo è il secondo fallo personale, viene ovviamente soccorso dallo staff medico di Viterbo, contatto involontario da parte di La Gioia, che infatti è vicino al giocatore laziale per sincerarsi delle sue condizioni. Mancano 7 minuti e 21 secondi, Viterbo che ha 4 falli di squadra, quindi è già in bonus, come nel primo quarto è andata subito in bonus la formazione di coach Cardoni, quindi anche qui Teramo può sfruttare questo fattore per conquistarsi tiri liberi. Intanto Cattaneo è sempre a terra a causa del duro colpo subito al volto. La gioia che si spiega con Marcante, ovviamente ripetiamolo, e il contatto è completamente involontario. Applausi sportivi da parte di tutto il Palas Capriano, si rialza Cattaneo,
andrà a sedersi in panchina e al suo posto è pronto ad entrare con il numero 18 Andrea Meroi. Quindi quintetto ulteriormente small per coach Cardoni, che davvero deve inventarsi. Quintetto molto molto fantasioso, vediamo anche quale risposta daranno i suoi giocatori. Intanto va con il primo dei due tiri liberi Andrea La Gioia, che realizza il quarto punto personale. Porta nuovamente avanti la meta, avrà il secondo tiro libero a propria disposizione, fa 2 su 2. Quinto punto da parte di Andrea La Gioia, Teramo a più 2, 22 a 20, adesso c'è una zone press. Meroi, palla per Fowler, ancora Meroi, Cianci, sale a ricevere nuovamente Fowler. Adesso viene sfidata ovviamente al tiro da fuori la formazione ospite, tanto slalom letteralmente di Cianci, ma che numero, che canestro da parte di Cianci. Qui davvero ha inventato un numero, intanto attenzione, La Gioia spara subito la tripla, sbaglia, ma che canestro di Cianci. Ovviamente questi canestri bianchi li accetta pure perché sono straforzati, però davvero bisogna avere un tocco vellutato per realizzarlo. Cianci ha fatto uno slalom davvero da sciatore, riportando in parità Viterbo, che adesso ha anche palla in zona offensiva. È proprio Cianci, va in penetrazione, scarico per Meroi in angolo, sbaglia ancora Cianci, movimento alla Giorgevic, allo scadere dei 24, Giulio Cianci is on fire, come direbbero negli Stati Uniti, 13° punto per lui, più della metà della squadra, che è infatti a 25, time out chiamato obbligatorio da parte di coach Piero Bianchi. Grandissimi canestri da parte di Cianci, che davvero sta trascinando in questo momento la propria squadra. Bianchi, che è costretto a chiamare il minuto di sospensione, deve fermare immediatamente questo trend positivo da parte di Viterbo. Cianci, lo ricordiamo, è a quota 13 punti su 25 complessivi, davvero prestazione fin qui pazzesca da parte del numero 26 di Viterbo. Mancano 6 minuti e 22 secondi al termine del primo tempo. Bianchi vuole parlarci su, deve assolutamente invertire la rotta. Vediamo quindi come esce Teramo adesso da questo timeout. Rientrano i due quintetti in campo. Rubera, che è ancora un po' a bulico per quanto riguarda il numero di punti realizzati, ripetiamolo, l'argentino deve inserirsi ancora nei meccanismi, quindi ci può stare, e Bianchi è giusto anche che gli dia tanti minuti, anche perché può sempre accendersi da un momento all'altro il numero 15 biancorosso. Intanto riprende il gioco con Meroi, che subito va a dar fastidio a Salamina, che nel frattempo è rientrato sul parquet. Scarico per La Gioia, Rubera fa buona guardia su di lui, Cianci, Salamina, serie di blocchi a liberare La Gioia, che riceve adesso, poi si va in post da Gaeta, vuole giocare contro Rovere, lo punta, tiro forzatissimo del capitano Enrico Gaeta, realizza i primi due punti dal campo, il terzo punto personale, 24 la meta, 25 Viterbo. Marcante, scarico per Fowler, a spazio per tirare dai 6,75, sbaglia, rimbalzo controllato da Rubera, ancora in palleggio l'argentino, supera la metà campo, Meroi aggressivo su Salamina, vedete non lo fa ricevere nelle prime battute iniziali dell'azione. 5 minuti e mezzo al termine, attacca Teramo, Meroi li strappa la palla a Salamina, attenzione, Marcante può andare in transizione, la finta, poi va in penetrazione, arriva a rimorchio Cianci, ancora Giulio Cianci, 15° punto su 27 di squadra, 24-27 per Viterbo. La Gioia subito aggressivo, attacca Fowler, sbaglia però, rimbalzo in esterofonia da parte di Rovere, Cianci, adesso Meroi che può spingere la transizione, buon momento per Viterbo, passaggio poi per Marcante, bravo Papa a controllarli, si può distendere in contropiede Salamina, va in penetrazione ma commette fallo in attacco.
qui forse c'era uno scarico per Rubera, fallo da parte di Salamina, primo fallo per lui, adesso è momento molto difficile per la meta, momento complicato, cambio intanto per Viterbo, rientrano Cattaneo e fa il suo esordio Leonardo Casanova, escono Marcante e Fowler. Doppio cambio anche per la meta, rientrano Tomasello e Lucarelli, escono Gaeta e Rubera. Intanto è tutto pronto per la ripresa del gioco. È sempre Meroi, schema pugno chiamato dal playmaker di Viterbo. Teramo è sempre a zona 2-3. Cianci, Cattaneo. Passaggio per Meroi. Nuovamente per Cianci, va a terra Salamina, fallo in attacco. Fallo fischiato al numero 14 Cattaneo ed è il terzo fallo per lui. Ingenuità qui da parte di Cattaneo, che regala nuovamente il possesso in fase d'attacco alla meta. 4 minuti 43 secondi al termine del primo tempo, Viterbo è avanti qui al palazzetto dello sport di Scapriano 24-27. La gioia sotto per Tomasello contro Cattaneo, splendida azione da parte di Teramo, poi il tap-in di Francesco Papa con dedica. Nono punto per Papa, che sta tornando anche a livelli offensivi come nelle prime battute di campionato. Miglior realizzatore dei suoi, Francesco Papa. 26-27 però sempre per Viterbo, che intanto perde il pallone recuperato da Tomasello, poi la gioia e quindi Salamina, va ancora Salamina, vuole puntare Meroi, va in penetrazione, slalom di Mancino, Simone Salamina. Quinto punto per lui, time out chiamato da coach Cardoni, sorpassa Teramo 28-27, quando mancano 4 minuti e 5 secondi al termine del primo tempo, time out quindi chiamato da coach Cardoni. Andiamo a dare una lettura dei tabellini personali per quanto riguarda la meta Teramo Basket. Abbiamo 9 punti di Papa, 3 punti di Gaeta, 5 punti di Salamina, 5 di La Gioia, 6 punti di Tomasello. Per Viterbo 4 punti di Ingrilli, 4 di Listwon, 2 di Rovere, 15 di Cianci, miglior realizzatore ovviamente anche dell'incontro. Intanto termina il minuto di sospensione proprio in questo momento, Viterbo che deve reagire al parziale messo a segno dalla meta, 28-27 per i biancorossi. Cardoni che in questo momento non sta rischiando Listwon, che lo ricordiamo ha 3 falli, è l'unico centro puro tra virgolette per Viterbo. In realtà sappiamo che Listwon è un centro atipico, quindi davvero continua con il quintetto piccolo coach Cardoni. Intanto 8 secondi per concludere l'azione, Cianci, passaggio per Meroi, poi Rovere libera lo spazio per Cianci, un secondo allo scadere dei 24, Cianci che quasi realizzava anche questo, poi attenzione perché la meta perde, sta quasi per perdere il pallone. Recupera poi la gioia, ultimi 3 minuti e mezzo al termine del primo tempo. Salamina, passaggio per la gioia. Si va poi da Tomasello, va in palleggio in avvicinamento contro Cattaneo. Quarto fallo per lui. Cattaneo in enorme difficoltà. E adesso davvero si complicano le cose per Viterbo. Tomasello va in lunetta con 2 tiri liberi a disposizione. Sbaglia il primo Tomasello. Tiri liberi, fotocopia per il centro della meta. Ancora Tomasello, sbaglia anche il secondo. Non è giornata per il numero 18 biancorosso per quanto riguarda il capitolo tiri liberi. Si resta sempre sul 28-27 per la meta. Meroi, Cianci, Cattaneo.
va in penetrazione, semigancio di destro, gran canestro da parte di Cattaneo che si sblocca a livello di punti e ridà il nuovo vantaggio alla formazione laziale. 28-29, Salamina va in penetrazione, slalom, tiro difficile, fallo però fischiato alla difesa. Tanto Salamina si lamenta con l'arbitro di fondo, fallo fischiato a Casanova, primo fallo per lui. Salamina andrà in lunetta sempre con due tiri liberi. A segno con il primo, nuova parità, 29 pari, Salamina che sale a quota 6 punti personali, pronto con il secondo, fa 2 su 2, fate 7 punti per Simone Salamina, 30 la meta, 29 Viterbo, zone press sempre per i biancorossi. Cattaneo, Cianci, c'è il blocco di rovere, ancora Cianci, palleggio, arresto, tiro, Giulio Cianci, 17° punto per lui. Controsorpasso da parte di Viterbo, 30-31. Va Salamina in palleggio, scarico per Tomasello che subisce il fallo, dovrebbe essere di Casanova. Secondo fallo per quanto riguarda Casanova. E Tomasello nuovamente dalla linea della carità, vediamo se riesce a sbloccarsi. Palas Capriano che applaude già prima che batta il primo dei due tiri liberi. Sbaglia però Tomasello. E davvero questi sono tiri liberi pesantissimi per i biancorossi. Partite del genere davvero pesano molto questi errori. Ancora Tomasello dalla lunetta. Realizza gol letteralmente di Tomasello dalla lunetta, che poi viene cambiato con Gaeta. Parità nuovamente al Palas Capriano quando mancano 2 minuti e 20 al termine del primo quarto, 31 pari il punteggio. Meroi, Cianci, pronto a rientrare Fowler intanto per la formazione ospite. Ancora Meroi, sempre Cianci, dialogano i due. Ancora Cianci in palleggio, passaggio per Rovere, nuovamente ribaltamento per Meroi, finta di tiro. Teramo che continua a difendere la zona, Meroi va in penetrazione, poi due secondi, schiude ottimamente la difesa Lucarelli, qui brava la meta. Intanto attenzione a Salamina che subisce il fallo, va a terra Salamina, niente di grave, fallo fischiato. Cambio intanto per Viterbo, rientrano sia Marcante che Fowler, escono Meroi e Casanova. Salamina avrà altri due tiri liberi. Un minuto e 50 al termine del primo quarto, pronto Simone Salamina dalla lunetta. Sbaglia il primo, si resta sempre sul 31 pari. Pronto Salamina con il secondo, ottavo punto per lui, 32 la meta, 31 Viterbo. Cianci, Salamina prova a essere aggressivo, Marcante non si avvede del passaggio, perde il pallone Cianci, recuperato da Lucarelli, ancora Lucarelli che può andare in contropiede, sbaglia però completamente, va a mettersi in un vicolo cieco, poi attenzione slalom di Cianci che quasi perde il pallone, l'ultimo a toccare è proprio Cianci, qui però c'era sembrato che l'ultimo fosse Lucarelli, e infatti l'arbitro si corregge perché anche ad occhio nudo era palese che l'ultimo a toccare fosse stato Simone Lucarelli, quindi rimessa per Viterbo, c'è un po' di confusione, Bianchi decide di parlarci sopra e chiama il time out quando mancano 1 minuto e 32 secondi al termine del primo tempo qui al Palas Capriano. La meta che è avanti 32-31, partita tosta. E insomma la vigilia lo si sapeva perché, lo ricordiamo, Viterbo è in un buon momento, ha vinto l'ultima gara in trasferta contro Patti, ha bisogno di punti come l'ossigeno perché vincendo questa sera staccherebbe praticamente, sorpasserebbe la Stella Azzurra Roma che è penultima insieme alla formazione laziale per quanto riguarda la classifica. Entrambe, sia Stella Azzurra che Viterbo, sono a quota 8.
Quindi vincere stasera per i ragazzi di coach Cardoni vorrebbe dire mettere una grandissima, una buona dose di fiducia nell'ambiente, ma i due punti servono anche e soprattutto alla meta, che deve rimettersi in carreggiata per quanto riguarda il discorso playoff, obiettivo che, lo ricordiamo, in settimana è stato dichiarato e ribadito dalla società, sia nella figura del presidente Ermanno Ruscitti e anche dal nuovo acquisto Pedro Ignacio Rubera. Tanto riprende il gioco con Fowler, che serve il pallone a Cianci, lo aspetta Salamina, ancora Cianci, palleggio con la mano sinistra, scarico per Cattaneo, spazio per tirare da tre punti sul primo ferro, rimbalzo catturato da Lucarelli e poi si va da Salamina, chiama lo schema il numero 9 biancorosso, serie di blocchi per La Gioia, riceve adesso La Gioia, spara subito dall'arco dei 6.75, Andrea La Gioia, ottavo punto per lui, Teramo a più 4, 35-31, fallo fischiato a Salamina, secondo fallo per lui, Teramo che non è in bonus, cambio per la meta, esce proprio Salamina, rientra Lorenzo Nolli. Per la meta il secondo fallo di squadra, quindi ripetiamo, non c'è bonus. Riprende il gioco con Cianci che serve Marcante, consegnato per Fowler, ancora Marcante, finta, poi va in penetrazione, scarico per Fowler, si alza del 6.75 sul secondo ferro, lotta a rimbalzo Papa che conquista la carambola, poi si va a ribaltamento con Nolli e bellissimo gioco di Lucarelli in angolo per Gaeta! Splendida azione da parte della meta Teramo Basket, tripla di Capitan Gaeta, massimo vantaggio per i biancorossi, 38-31. Splendida azione da parte dei ragazzi di coach Piero Bianchi, attenzione però a Fowler, si alza da tre punti, scusate, era rovere, sbaglia però, ultimi 18 secondi e Teramo che può andare fino alla fine del secondo quarto. Buon momento adesso per i biancorossi, Nolli in palleggio, sale La Gioia, va in penetrazione, ancora La Gioia, sbaglia però, si lamenta Bianchi per un contatto, attenzione, seguiamo il contropiede con Cianci che scarica per Cattaneo, allo scadere del primo tempo Cattaneo riporta sotto Viterbo, finisce qui il primo tempo al Palas Capriano di Teramo, la meta 38, Viterbo 33, ci rivediamo tra pochissimo per il secondo tempo dell'incontro. Nuovamente collegati amici ed amiche sportivi qui dal Palas Capriano di Teramo, siamo ancora nell'intervallo dell'incontro tra la meta Teramo Basket 1960 e Viterbo. Dopo i primi 20 minuti di gioco, Viterbo, scusatemi, la meta è avanti nel punteggio 38-33, frutto delle ultime fiammate proprio al termine della seconda frazione, soprattutto con le triple di La Gioia e di Gaeta, i biancorossi hanno scavato un mini solco di 7 punti, poi Viterbo allo scadere ha messo il canestro del meno 5 con Cattaneo. Teramo che comunque ha dato in questo secondo quarto dei segnali più che positivi, ricordiamo che la squadra fondamentalmente non ha Angelini e quindi coach Bianchi che ha nuovamente delle rotazioni ridotte, e a questo aggiungiamo anche che Rubera appunto ancora in fase di rodaggio, ancora non è ben inserito nei meccanismi di coach Piero Bianchi, e nonostante questo appunto Teramo è avanti di 5 punti 38-33, Viterbo che in pratica si sta reggendo soltanto sulla prova pazzesca fin qui di Cianci, che ha realizzato 17 punti nel primo tempo su 33 complessivi, quindi davvero prestazione mostruosa quella di Cianci, però nella pallacanestro si gioca sempre in 5, si deve giocare di squadra e di solito non si vince mai 1 contro 5, quindi Teramo, a Teramo va anche bene questa formula. Viterbo che, lo ricordiamo, deve ricorrere anche a dei quintetti molto piccoli perché ha il problema di Listuon con
tre falli a proprio carico. Coach Cardoni che ripartirà proprio con Sandro Lissuon, lo vedete insieme a praticamente il quintetto base, il restante quintetto base, quindi Ingrilli, Cianci, Rovere e Marcante. Bianchi invece che riparte con Salamina, La Gioia, Papa, Lucarelli e Gaeta, quindi non riparte con lo starting five ma opta appunto dei cambi al posto di Rubera e Tomasello, Gaeta e Lucarelli. Vediamo quindi come ripartirà la formazione biancorossa in questo secondo tempo. Riprende proprio in questo momento con La Gioia che rimette per Salamina, sempre in palleggio, scarico per La Gioia, è a uomo adesso Viterbo, riparte subito con la difesa individuale. La Gioia va in palleggio, scarico per Lucarelli, extra pass poi da Salamina, dai 6,75 Simone Salamina va in doppia cifra, primo giocatore biancorosso ad andare in doppia cifra, undicesimo punto, 41-33. Riparte molto bene la meta in questi primissimi azioni. Attenzione, palla persa da parte di Marcante, se il buongiorno si vede dal mattino non diciamo altro, ma insomma buon inizio da parte di Teramo, pessimo inizio da parte di Viterbo. Adesso è sotto di 8 e deve difendere. La Gioia va da Gaeta, poi Papa, su di lui c'è Marcante, ancora La Gioia, Franco Bollato, Cianci, La Gioia gli spara la tripla da 6,75, sbaglia, rimbalzo controllato da Marcante e quindi Ingrilli, schema pugno, passaggio per Cianci, sale a ricevere Lissuon, si va poi da Rovere, lo aspetta Lucarelli, ancora Rovere in palleggio, Ingrilli, intanto è pronto Tomasello a rientrare, brutto scarico intanto per Cianci che realizza, era andato a terra La Gioia, eravamo un attimo concentrati sulla Gioia che era andato per terra dopo un contatto. In tutto questo Cianci realizza il 19° punto personale, attenzione perché c'è Papa che lamenta un po' di dolori. Papa che è stato costretto quindi ad uscire, al suo posto rientra Tomasello, 41-35 per la meta. Intanto Gaeta va in penetrazione, buona difesa di Lissuon che tocca il pallone, palla che termina fuori, quindi rimessa nuovamente in zona offensiva per la meta. Mancano 9 secondi allo scadere dei 24. Rimette Salamina, scarico per Tomasello di sinistro, tiro molto complicato, palla che non prende neanche il ferro, va in transizione adesso Viterbo con Ingrilli in costo costo, la stoppata di Lucarelli, si oscura la vallata e Lucarelli piazza una stoppata su Ingrilli che era lanciatissimo in coast to coast. 8 minuti 23 secondi al termine del terzo quarto, Teramo avanti 41-35, pronto a rimettere in gioco Ingrilli, sale a ricevere Lissuon, Rovere consegnato ancora per Ingrilli, lo attende La Gioia, manda via Cianci, vuole giocare uno contro uno contro La Gioia, ancora Ingrilli, chiude bene La Gioia, va in penetrazione, nuovamente chiuso, poi arresto e tiro complicatissimo, ottima difesa da parte di La Gioia che ha retto due penetrazioni del playmaker laziale. Intanto Salamina, quattro ruote motrici, va fino in fondo, si schianta contro la difesa, non c'è nulla secondo il direttore di gara e quindi rimessa per Viterbo. Bianchi che scuote un po' la testa, stesso Salamina che parla con uno dei due arbitri, possesso che torna nuovamente per la formazione ospite. 7 minuti e 50 al termine della terza frazione, Cianci va in penetrazione contro Salamina, due tiri liberi per Cianci, Salamina è il terzo fallo personale, attenzione fallo tecnico, fallo tecnico e attenzione qua c'è davvero quarto fallo di Salamina perché è stato fischiato il tecnico anche a lui, si è lamentato con gli arbitri, è davvero qua fatto una frittata il playmaker della meta. Cianci avrà due tiri liberi del fallo che realizza, mette a segno il primo e poi ci sarà anche il tiro libero del tecnico e rimessa per Viterbo, 2-2 per Cianci, 21esimo punto per Cianci, tiro libero adesso del fallo tecnico,
fa 2 su 3. 41 la meta, 37 Viterbo, rimessa adesso anche per i laziali, riceve Marcante per Ingrilli. Davvero brutta tegola adesso per coach Piero Bianchi, che ha Salamina con 4 falli, Angelini che ancora non è entrato sul parquet, probabilmente non può entrare. Problema quindi per quanto riguarda il ruolo del playmaker, che adesso viene coperto da Nolli che sta difendendo su Ingrilli. Ancora Ingrilli ha spazio, troppo spazio per tirare a 3 punti, sbaglia, qui viene graziata la difesa della meta. Rimbalzo controllato da Nolli che spinge adesso per la gioia, serie di blocchi a liberare Lucarelli, poi sale a ricevere Nolli. Blocco di Tomasello per la gioia, passaggio ancora per il suo lungo, contro Marcante. Fuori per Gaeta, ancora serve Tomasello, giro di valzer sul piede perno, palla che entra ed esce, incredibile. Qui Tomasello si era mosso davvero come un ballerino, però è stato sfortunato, punteggio fermo sul 41-37, Cianci. Ingrilli, serie di blocchi per Rovere, riceve adesso Lucarelli, però è francobollato su di lui. Rovere li tira in faccia, un airball, rimbalzo controllato da Tomasello, buona difesa da parte di Lucarelli, riparte la meta con la gioia, ancora la gioia che può spingere in transizione, blocco di Tomasello in angolo per Nolli e il suo tiro dai 6-75, Lorenzo Nolli, la tripla di Lorenzo Nolli, tripla fondamentale, time out chiamato da coach Cardoni. 44-37, grandissima tripla da parte di Nolli e il suo tiro, e non ha tradito. Lo stesso numero 8 biancorosso che ha giocato una buona partita anche la scorsa domenica contro Catanzaro. Ragazzo che ogni volta che viene chiamato in causa dà il suo apporto. E appunto tripla realizzata da Nolli che costringe Viterbo a chiamare il minuto di sospensione, di caccia indietro i laziali, 44-37 a favore della meta. Quando mancano 6 minuti e 25 secondi al termine del terzo quarto. Termina proprio adesso il minuto di sospensione. Teramo a Salamina con 4 falli, Angelini che è infortunato, quindi adesso è un momento chiave, Teramo che deve mantenere questo vantaggio. Rientrano i due quintetti in campo, Bianchi che non effettua cambi, anzi sì, c'è un cambio, rientra Papa ed esce Gaeta, pronto anche Rubera a tornare sul parquet. Ingrilli riceve Marcante, va in penetrazione con la mano sinistra, fallo qui fischiato a Tomasello, secondo fallo per Daniele Tomasello, ci sarà rimessa, cambio intanto per Teramo, esce la gioia, rientra l'argentino Rubera. Viterbo è pronta a rimettere in zona offensiva, sarà Marcante incaricato a far riprendere il gioco. Riceve Cianci, uscita dai blocchi per Ingrilli, sale a portare nuovamente il blocco Rovere, sempre Ingrilli, attenzione al mismatch, c'è Nolli con Rovere, scarico per Marcante, ha spazio per tirare, dai 6-75, Marcante tripla, primi 3 punti per Fabio Marcante, Viterbo a meno 4, 44-40, non molla la formazione laziale, Rubera intanto sotto per Tomasello che segna, subisce il fallo, Andrea Lunetta col tiro libero, supplementare Daniele Tomasello ed è quarto fallo per Sandro Listuon, quarto fallo per lui. Adesso vedremo cosa deciderà coach Cardoni, se continuare a rischiare il suo centro gravato di 4 falli, mancano 5 minuti e 41 al termine del terzo quarto, quindi è ancora lunga la partita. Teramo più 6, tiro libero di Tomasello che chiude anche il gioco da 3 punti, va in doppia cifra, decimo punto di Daniele Tomasello, applaude coach Bianchi, applaude il Palas Capriano, più 7 la meta, 47-40, fallo intanto fischiato a Papa, primo fallo di Francesco Papa. Intanto ci sono un po' di storie tese tra Listuon
e Papa, l'arbitro che chiama alla calma i due giocatori. Un po' di sguardi tra i due. Cinque minuti e 34 al termine del terzo periodo, riprende il gioco con Ingrid Lee, vuole liberare Liswan, si va però da Marcante in punta, consegnato per Cianci, Rubera su di lui, ancora Cianci, palleggio, il resto è tiro di Cianci, completamente sbagliato, rimbalzo controllato da Lucarelli e poi da Tomasello. Nolli supera la metà campo, ancora Nolli, passaggio ottimo per Papa, che giocata sull'asse Nolli-Papa, grande assist di Lorenzo Nolli, Papa che realizza in contropiede, massimo vantaggio alla meta, 49-40, 5 minuti al termine del terzo quarto, si alzano i decibel qui al Palace Capriano. Cianci deve difendere adesso la meta e deve reagire Viterbo. Ingrid Lee, blocco di Rovere pesante, poi Ingrid Lee si alza alle 6.75, sbaglia Lucarelli, prende il rimbalzo, può spingere adesso la meta con Rubera, supera la metà campo il giocatore argentino, ancora Rubera, su di lui c'è Cianci che commette il fallo, bravo Rubera ad aspettarlo, a prendere il contatto, a subire il fallo, secondo fallo da parte di Cianci, cambio per Viterbo, rientrano Meroi e Cattaneo, escono Rovere e Ingrid Lee. Meroi che ha avuto un buon impatto nel primo tempo. Intanto continua a insistere su Liston, che lo ricordiamo ha 4 falli, coach Cardoni. Riprende intanto il gioco con Nolli in palleggio. Ancora Nolli, subisce il fallo di Meroi. Primo fallo di Andrea Meroi. Nolli davvero sta tenendo il campo molto molto bene. Sta sostituendo degnamente Salamina e soprattutto non sta creando, tra virgolette, problemi a Bianchi, che può così far rifiatare il suo playmaker titolare, gravato di 4 falli, lo ricordiamo. 4 minuti e mezzo al termine del terzo periodo, Teramo a più 9, 49-40, a palla in mano Lucarelli, si alza da 3 punti Lucarelli, sbaglia, poi Liston con lo sguardo controlla il pallone che esce fuori dal campo. Applaude comunque il Palace Capriano, c'era questo tiro di Lucarelli, aveva spazio, doveva prenderlo. Palla che adesso viene gestita da Viterbo in fase offensiva con Meroi che serve Liston. Marcante, passaggio poi per Meroi, serie di blocchi a liberare Cianci che non riceve, Rubera fa buona guardia, si va poi da Cattaneo, vuole puntare Lucarelli che gli tocca il pallone, ancora Marcante, ultimi 4 secondi, Marcante, tiro in semigancio di sinistro, difficilissimo, sfortunato qui Marcante, davvero sa permettere un canestro dal coefficiente di difficoltà elevatissimo. Lucarelli si può distendere in transizione, sempre in palleggio il numero 10 biancorosso che però commette infrazione di passi. Ingenuità qui da parte di Lucarelli. Tre minuti e 40 al termine, palla che torna nuovamente nelle mani di Viterbo, intanto è pronto a rientrare la gioia Liston, Cianci, Meroi, serie di blocchi a liberare Cattaneo che non riceve e quindi Marcante, palleggio con la mano debole, mano destra, arresto di Marcante, molto sospetto e infatti commette infrazione di passi Marcante. Cambio per la meta, esce Lucarelli, rientra Andrea Lagioia. La meta che è avanti sempre di 9 punti, 49-40 il punteggio. Schema a giro intanto chiamato da Andrea Lagioia. Viterbo che fin qui ha segnato 7 punti in questo terzo periodo. Intanto Nolli, attenzione, ha spazio, le 6.75, tiro cortissimo, scheggia il primo ferro, rimbalzo poi controllato da Cianci, supera la metà campo, ancora Cianci in palleggio, scarico per Meroi, Liston, finta di tiro, consegnato poi per Cattaneo, spazio dai 6.75, Cattaneo sbaglia, rimbalzo catturato da Nolli. Che partita fin qui da parte di Lorenzo Nolli. Schema pollice chiamato dal numero 8 della meta, serve Papa. Blocco di Tomasello per Rubera, riceve l'argentino, ancora Tomasello che qui però non stava guardando il compagno di squadra. E palla persa banale da parte della meta, non si sono capiti Rubera e Tomasello, Tomasello che stava guardando dall'altra parte per portare il blocco. Applaude comunque il Palace Capriano.
Listwon, Marcante. Ancora a liberare Listwon che va in penetrazione. Listwon subisce il fallo. Subisce il fallo, qui ci sono le proteste da parte di tutto il Palace Capriano. Fallo commesso da Andrea Lagioia. Decisione molto sospetta da parte degli arbitri. Lagioia, insomma, ad occhio nudo sembrava che avesse una buona posizione. Era più fallo in attacco che fallo della difesa. Fatto sta che gli arbitri decidono per i due tiri liberi a favore di Sandro Listwon. Teramo che è in bonus, quindi si va sempre dalla lunetta ad ogni contatto. Mancano 2 minuti e 23 secondi al termine della terza frazione. Pronto Listwon. Sbaglia il primo. Avrà ovviamente un altro libero a disposizione il numero 7 di Viterbo. Fa 1 su 2 Listwon. Sale a quota 5 punti personali. Viterbo a meno 8, 49-41. Lagioia. Ancora Lagioia in palleggio. Rubera. Blocco di Tomasello. Sempre Rubera. Scarico ancora per Lagioia. Nuovamente per Rubera. Marcato da Cianci. Prende la rincorsa Rubera. Deve forzare lo scadere dei 24. Rubera si alza. Sbaglia però la conclusione. Rimbalzo controllato da Tomasello. Che poi chiama Lagioia a ricevere. Ancora Lagioia contro Listwon, va in penetrazione, lo scarico per Papa, anche qui allo scadere 24, sbaglia, lotta rimbalzo Nolli, però la prende Cianci e subisce il fallo proprio di Nolli. Primo fallo di Lorenzo Nolli e quindi due tiri liberi a favore di Cianci. Un minuto e 43 al termine del terzo quarto. Viterbo che piano piano sta rosicchiando punti. Cianci che adesso può usufruire di due tiri liberi, intanto si prepara a rovere sul cubo dei cambi. Cambio che viene effettuato in questo momento, ovviamente coach Cardoni non rischia Listwon, gravato di 4 falli, lo manda in panchina. Al suo posto rientra Rovere, quindi il centro praticamente adesso è Marcante, coadiuvato da Cattaneo e Rovere, due piccoli. Cianci che tira adesso il primo dei due tiri liberi a segno e poi Meroi. Cianci che sale a quota 22, pronto con il secondo, fa 2 su 2, 23 punti per Giulio Cianci, 49 la meta, 43 Viterbo. Nolli. Rubera, passaggio rischiosissimo da parte di Nolli. Rubera che comunque riesce a liberare Lagioia. Dai 6,75, sbaglia Lagioia. La palla che si arrampica due volte sul ferro va nelle mani di Tomasello, poi fuori per Papa. Ancora Nolli, ancora Lagioia. Finta di passaggio, forse c'era lo scarico per Rubera. Lagioia prende la rincorsa, spara nuovamente la tripla sul primo ferro. Papa subisce il fallo. Dovrebbe essere di Cattaneo il fallo perché ha tirato la maglia a Papa. Vediamo, c'è Meroi che si accusa del fallo. Arbitro che conferma il fallo di Meroi. Qui ha rischiato tantissimo Cattaneo perché si è visto chiaramente che aveva tirato la maglia a Papa. Resta comunque in campo il numero 14 di Viterbo, anche lui gravato di 4 falli. Riprende il gioco Rubera che va in penetrazione, semigancio di sinistro, sbaglia ancora Rubera, rimbalzo controllato da Marcante. Marcante poi per Rovere. Attenzione a Meroi che ha spazio per tirare dai 6,75, sbaglia, si lotta rimbalzo, la tocca a Rovere, poi Cattaneo con un tiro impossibile. Cianci prende ancora il rimbalzo offensivo, nuovo extra possesso per Viterbo. 40 secondi al termine del terzo quarto, Teramo avanti di 6 punti, però deve difendere su questa azione di Viterbo. Marcante, finta, poi scarico fuori per Cianci e c'è infrazione di 24 secondi. Infrazione di 24 secondi da parte di Viterbo. I giudici del tavolo avevano riazzerato il cronometro dei 24, però si stava in realtà su quello dei 14, quindi Viterbo è stata un po' confusa qui da parte dei direttori, da parte dei giudici appunto del tavolo. Intanto fallo fischiato alla difesa. Fallo è stato commesso da Marcante e il secondo fallo per Marcante, due tiri liberi per Tomasello. Teramo è a più 6
a 24 secondi dal termine del terzo quarto. Pronto Tomasello, realizza il primo. Tomasello che sale a quota 11 punti personali. Lo seguiamo con il secondo, fa 2 su 2, dodicesimo punto per Daniele Tomasello. 51-43 per la meta. Rovere, passaggio per Meroi. Cattaneo, 8 secondi, Cattaneo forza la penetrazione, scarico per Rovere che realizza Di Mancino, quarto punto personale. Attenzione, 3 secondi, 2 secondi, la gioia allo scadere del terzo quarto, quasi realizza. Finisce qui la terza frazione al Palas Capriano, la meta 51, Viterbo 45. Ci rivediamo tra pochissimo per il quarto e l'ultimo periodo dell'incontro. Nuovamente collegati qui dal palazzetto dello sport di Scapriano, sesta giornata di ritorno del campionato nazionale di pallacanestro Serie B, Girone C. Incontro tra la meta Teramo Basket 1960 e Viterbo dopo i primi tre quarti, dopo tre quarti di gioco. Teramo che è avanti 51-45. Vince di un punto in pratica il terzo periodo, ricordiamo che il secondo quarto si era chiuso sul 38-33, adesso Teramo è a più 6. Bianchi che rientra con Nolli, La Gioia, Papa, Lucarelli e Tomasello, risponde Cardoni con Meroi, Cianci, Rovere, Cattaneo e Marcante. Seguiamo quindi questo ultimo quarto di gioco. Vediamo come ripartono entrambe le formazioni. Primo possesso offensivo è per Viterbo, con Cianci che riceve il consegnato, scarico sotto per Cattaneo, manda al bar Lucarelli, scarico nuovamente fuori per Marcante, sbaglia la tripla, tanto spazio per lui. Errore però da parte di Marcante, si resta quindi sul più 6 per la meta, 51-45. Nolli, ribaltamento per Lucarelli, va in palleggio in avvicinamento, poi scarico sotto per Tomasello, fallo antisportivo fischiato a Cianci. Bella visione da parte di Simone Lucarelli, antisportivo quindi fischiato a Giulio Cianci, terzo fallo per lui. Tomasello andrà in lunetta e ci sarà poi anche il possesso in fase offensiva per la meta. Pronto Tomasello con il primo dei due tiri liberi, a segno Daniele Tomasello, sale a quota 13 punti personali, fa 1 su 2, possesso che resta appunto ancora nelle mani della meta che è a più 7, 52-45 a palla in mano. La Gioia, zona 1-3-1, intanto La Gioia subito la vuole punire, sbaglia, aveva spazio il numero 11 biancorosso, rimbalzo controllato da Meroi che spinge la transizione, Cattaneo va a rimorchio per Cianci, ancora Cattaneo a spazio, vuole affrontare Tomasello in penetrazione, Cattaneo, gran canestro di Cattaneo, sesto punto per lui e c'è il time out chiamato da Piero Bianchi, 52 la meta, 47 Viterbo. Viterbo che non accenna a mollare l'incontro e si va quindi sul minuto di sospensione con Bianchi che vuole sistemare qualche situazione. Viterbo che abbiamo visto nell'ultima azione difensiva si è piazzata con una zona 1-3-1. Ovviamente non possiamo sentire quello che sta dicendo Bianchi ai propri giocatori, però è probabile che si vogliano effettuare degli aggiustamenti per quanto riguarda l'attacco a questa zona ordinata da coach Cardoni. Vediamo quindi se Bianchi opterà dei cambi o comunque come vorrà attaccare la difesa 1-3-1. Cambi non ce ne sono da parte della meta. Salamina che resta ovviamente seduto in panchina gravato di 4 falli, lo ricordiamo. Nolli che lo sta sostituendo in maniera splendida da quando è uscito per il fallo tecnico fischiato al playmaker pugliese della meta Teramo Basket. Proprio Nolli che riceve, riprende adesso il gioco. Viterbo che cambia nuovamente, Cardoni che mischia molte volte le carte, adesso è in difesa individuale.
la gioia, passaggio per Tomasello, va in penetrazione, scarico però sbagliato, il contropiede, attenzione, Meroi per Ciaci, stoppata di Papa e poi la gioia che non riesce, ma che giocata difensiva da parte di Papa. Grande, grande stoppata da parte di Francesco Papa. Pronto a rimettere Cattaneo, 52 la meta, 47 Viterbo. Meroi, passaggio per Cianci, rovere, Marcante, ancora Marcante, arresto e tiro da due punti, tiro stortissimo, poi rimbalzo e viene controllato da rovere che non riesce a controllare Lucarelli, poi la palla termina nelle mani di Papa, recupera la meta che può spingere adesso con la gioia, ancora la gioia, scarico per Nolli, ribaltamento a rimorchio per Papa, canestro di Papa, gioco di prestigio da parte di Francesco Papa. 13° punto per lui, Teramo che torna a più 7, 54-47. Cianci, 2-3 adesso, la zona ordinata da coach Bianchi. Sempre Cianci in punta, blocco di rovere, palleggio, poi Marcante, splendido la giocata qui, splendida giocata, splendida, splendida giocata di Viterbo. Tripla di Cattaneo. 54-50, non molla la formazione laziale, adesso si rimette a zona 1-3-1, alterna zone a difese individuali, butta fuori il pallone Tomasello per Papa che è sfortunato dall'arco del 6-75, 7 minuti e mezzo al termine, deve difendere adesso la meta su questo attacco di Viterbo. Meroi, Marcante, pronto Gaeta a rientrare, Cattaneo, ancora in palleggio Cattaneo, scarico per rovere, in angolo si va da Cianci, sorvegliato speciale, controllo difettoso, perde il pallone, attenzione Lucarelli, può andare in contropiede solitario a schiacciare il più 6 per la meta, Simone Lucarelli, primi due punti per lui, recupero fondamentale quando il momento è più delicato e Teramo nuovamente a più 6, 56-50. Marcante consegnato per Meroi, va in penetrazione, scarico splendido per rovere, troppo complicato, si chiude in maniera eccelsa la difesa dei ragazzi di coach Piero Bianchi, attenzione Nolli in transizione, l'arbitro fischia infrazione di passi fischiata a Nolli che aveva anche realizzato la tripla ma commesso infrazione, quindi non vale il canestro di Lorenzo Nolli. Si resta sempre sul 56-50, intanto coach Cardoni fa uscire Cianci, lo vuole fresco per gli ultimi minuti, per il rush finale, al suo posto rientra Fowler. Rovere, Meroi, taglio di Cattaneo a liberare Fowler, riceve proprio adesso, scarico poi per Marcante, finta di tiro a liberare ancora Meroi, scarico in angolo per Fowler, nuovamente fuori per Meroi, si alza del 6-75, sbaglia, rimbalzo controllato da Papa, gran partita da parte di Francesco Papa, ultimi 6 minuti e 10 dell'incontro, Teramo a più 6 e palla in mano con la gioia, scarico sotto all'Iup sull'asse, la gioia, Papa, canestro di Francesco Papa in alley-oop, 15° punto, 58-50 per Teramo. È pronto l'Istuon adesso a rientrare sul parquet, Teramo che adesso deve difendere, Cattaneo contro Papa, troppo isolato, va in penetrazione, Cattaneo tiro forzatissimo, qui c'è stata la grandissima difesa di Papa, la gioia può andare in transizione, arriva rimorchio Gaeta nuovamente per la gioia, anche Salamina è pronto a rientrare, Gaeta intanto si alza alle 6.75, sbaglia Nolli, Lorenzo Nolli al rimbalzo in attacco, che partita da parte di Nolli, grandissima partita da parte di Lorenzo Nolli, intanto 5 secondi per concludere l'azione, la gioia in angolo per Nolli e il suo tiro si alza alle 6.75, c'è il contatto, l'arbitro non fischia, Nolli però era andato a terra, qua c'è stato insomma un contatto abbastanza evidente tra Nolli e Meroi, si va comunque al minuto di sospensione, ci sono le proteste un po' anche da parte di tutto il pubblico del Pala Scapriano, time out,
quando mancano 5 minuti e 12 secondi al termine dell'incontro. Teramo che avanti 58-50. Andiamo a dare una lettura dei tabellini personali per la meta: 15 punti di Papa, 6 punti di Gaeta, 3 punti di Nolli, 11 di Salamina, 2 di Lucarelli, 8 punti di La Gioia, 13 punti di Tomasello. Per Viterbo 4 di Ingrilli, 5 di Listuon, 6 punti di Cattaneo, 4 punti di Rovere, 23 di Cianci, 3 punti di Marcante. Rientrano intanto i due quintetti dopo il minuto di sospensione. Nolli che ancora si spiega con uno dei due arbitri, e anche a noi qui insomma era sembrato, ripetiamo, abbastanza sospetto quel contatto sul tiro da tre punti di Nolli. Bianchi a colloquio con uno dei direttori di gara. Intanto rimette in gioco il pallone Fowler per Cianci, che è rientrato sul parquet. Teramo a più 8, deve difendere questo possesso contro Viterbo. Marcante, Cianci, cerca di liberarsi Fowler, serie di blocchi per lui, però non riceve, riceve Rovere, si alza a due punti, arresto e tiro di Rovere, sbaglia, lotta al rimbalzo La Gioia, che poi consegna a Salamina. Va altissimo La Gioia. Salamina che intanto è rientrato sul parquet. Papa, La Gioia ancora, si alza da 6,75. Andrea La Gioia si batte il pugno in petto, più 11 per la meta, 11 punti anche di Andrea La Gioia, 61-50, e questa fa male. Vediamo adesso come reagisce Viterbo, tocca Nolli in difesa, però poi serve direttamente Fowler, fallo in attacco fischiato a Rovere, che poi butta anche il pallone contro l'arbitro, si scusa subito Rovere, qui ha rischiato tantissimo il fallo tecnico, intanto Listuon che si lamenta con l'arbitro, momenti abbastanza confusi per quanto riguarda la gestione della partita da parte della coppia arbitrale. Sia Rovere che Listuon insomma hanno avuto delle reazioni abbastanza veementi. Listuon che diceva all'arbitro di fischiare un tecnico alla panchina della meta. Riprende comunque il gioco, 4 minuti e 10 al termine, Teramo a più 11. Salamina, La Gioia, ancora Salamina per Gaeta, finta di passaggio, ancora Salamina, può punire da 6,75 sul primo ferro, si lotta a rimbalzo, la tocca Fowler, commette fallo però Papa, che si accusa subito della penalità. Secondo fallo di Francesco Papa, non c'è il bonus, anzi il terzo fallo in questo quarto di squadra per la meta. Il tempo che continua a scorrere ovviamente è tutto vantaggio dei biancorossi. Però manca ancora una vita, 3 minuti e 50. Fowler, passaggio per Cianci, ancora blocco di Listuon, si va da Marcante, vuole servire Listuon, bella difesa di Gaeta. Marcante quindi si mette in proprio allo scadere dei 24, subisce il fallo della difesa, fallo fischiato ad Enrico Gaeta, si accusa subito anche lui. Secondo fallo per il capitano biancorosso. E quindi due tiri liberi a favore di Viterbo con Fabio Marcante. 3 minuti e 33 secondi. Pronto Marcante dalla lunetta. Sbaglia il primo, cortissimo. Ancora Marcante, fa 1-2, quarto punto per lui, torna a segnare dopo tantissimo Marcante, 61-51 a favore della meta. Salamina, La Gioia, spazio ancora da 6,75 sul secondo ferro, Papa che prova a prendere anche questa, non ci riesce, è l'ultima a toccare proprio lui.
Possesso che quindi torna a Viterbo. Cambio per la meta, esce Nolli, applauditissimo dal Palas Capriano. Rientra Rubera, gran partita di Lorenzo Nolli, davvero ha dato un apporto fondamentale a cavallo tra il terzo e il quarto periodo. Cianci, rovere marcante, va in penetrazione con la mano destra, ancora marcante, sbaglia, buona difesa da parte di Gaeta, recupera ancora Teramo che adesso può operare in fase offensiva con Salamina. Rubera, ancora Salamina, Gaeta, finta di passaggio sempre per Salamina, passaggio poi per la Gioia, c'è il taglio di Papa che riceve, vuole giocare contro Cianci, scarico anche per Rubera che libera lo spazio a favore di Gaeta al termine dei 24, la tripla sbagliata di Gaeta, Papa, che presenza sotto ai tabelloni, Francesco Papa subisce anche il fallo, fallo fischiato a Giulio Cianci, quarto fallo per lui, rimbalzo in attacco fondamentale quello catturato da Francesco Papa. 2 minuti e 40 al termine, Teramo è sempre a più 10, 61-51 la Gioia, Gaeta, Rubera e a zona Viterbo, ancora Salamina, palla per Rubera che commette però infrazione di passi, palla persa da parte dell'argentino. Riprende il gioco con Cianci in palleggio, Liston, attenzione che ha tiro da tre punti, Liston sul secondo ferro, rimbalzo controllato da Rubera che adesso può andare in transizione, ancora Rubera aspetta il rimorchio, controllo di palla un po' difettoso, predica calma il numero 15 biancorosso. Stiamo per entrare negli ultimi due minuti dell'incontro, blocco di Gaeta per Salamina, passaggio per Papa, ha spazio per tirare da tre punti Papa, tiro completamente storto, non va a bersaglio. Teramo è sempre avanti di 10, il tempo scorre, quindi paradossalmente bene così, però non bisogna smettere di giocare. Cianci, marcante, sale a ricevere rovere, lo aspetta la Gioia, passaggio per Cianci, deve affrettare un po' l'operazione Viterbo se vuole rientrare a contatto, marcante, va in penetrazione, fallo, anzi no, infrazione di passi, e qui c'è la palla persa appunto da parte di Marcante. 1 minuto e 40, scuote la testa Marcante, forse può essere anche un ammainamento di bandiera bianca da parte di Viterbo. Teramo che può anche giocare con il cronometro, relativamente deve sempre macinare gioco la formazione di Bianchi. Salamina, passaggio per la Gioia in angolo, ribaltamento per Rubera, ultimi 10 secondi per concludere l'azione, Papa, scarico per la Gioia, la palla arriva, la guardano tutti, poi si va da Gaeta che si alza ma sbaglia, 1 minuto e 15 al termine, il tempo continua a scorrere, il punteggio sempre sul 61-51, attenzione a rovere che non tira, e anche qui insomma Viterbo doveva affrettare l'azione offensiva per entrare nell'ultimo minuto, Marcante va ad attaccare la difesa, subisce il fallo di Rubera, primo fallo di Pedro Rubera. Non c'è bonus per la meta, ci sarà quindi rimessa in fase offensiva, ma adesso ci sembra davvero molto molto difficile che Viterbo possa rientrare in partita, manca un minuto esatto e Teramo è avanti di 10, 61-51, deve affrettare subito le operazioni, la formazione laziale, Marcante vuole puntare Gaeta, si alza, poi subisce il fallo ancora di Gaeta. È il terzo fallo per lui, quarto di squadra adesso per la formazione di coach Piero Bianchi, che comunque sta controllando il risultato, sta per ottenere una vittoria importantissima, potrebbe essere la vittoria numero 10 di questa stagione. Intanto Fowler si alza da tre punti, tripla di Fowler, quinto punto per lui, 61-54, ultimi 40 secondi. Salamina,
prova ad alzare la pressione rovere. Papa, ancora Salamina, 8 secondi per concludere l'azione, 30 per terminare l'incontro. Fallo di rovere, terzo fallo per lui. Non è in bonus neanche Viterbo. Adesso Teramo giocherà ulteriormente con il cronometro. Se dovesse subire il fallo andrà dalla lunetta, pronto a rimettere la gioia per Salamina. Congela il pallone, sempre rovere su di lui a dargli fastidio. Ancora Salamina in palleggio, arresto e tiro da due punti. Simone Salamina mette la parola fine all'incontro, Teramo a più 9. Si alza adesso rovere da tre punti, la tripla di rovere, 63 a 57, più 6 per la meta, che adesso deve mantenere la calma. Fallo fischiato a rovere, mancano 6 secondi, viaggio dalla lunetta per la gioia che può sigillare definitivamente l'incontro. Teramo che quindi vince questa partita contro Viterbo, vittoria fondamentale per i ragazzi di coach Piero Bianchi, che salgono così a quota 20 punti in classifica. Intanto la gioia realizza il primo, 12° punto per Andrea La Gioia, pronto anche il giovane Stefano Di Pietro ad entrare. La Gioia realizza anche il secondo, va a sedersi in panchina, entra Di Pietro. E Teramo che quindi, dicevamo, vince questa partita, sono due punti fondamentali per i biancorossi, che quindi rientrano in zona playoff, avendo, lo ricordiamo, una partita in meno, quella che dovranno disputare l'8 marzo contro Scauri. Intanto rovere si alza ancora da tre punti, la tripla di rovere, e qui c'è il fallo fischiato a Salamina, ma ormai la partita è finita, 65 a 60, fallo subito ovviamente da Salamina, fallo commesso da rovere, quarto fallo per lui, manca un secondo, partita, lo ricordiamo, conclusa. Quindi Teramo che vince meritatamente, vince anche una situazione abbastanza difficile, perché questa sera non ha giocato Angelini, fuori per infortunio, Rubera che deve ancora entrare nei meccanismi di gioco di coach Piero Bianchi, e quindi una vittoria davvero che rinsalda nuovamente il gruppo biancorosso. Salamina che realizza il 14° punto, la palla che va a Casanova allo scadere, finisce qui al Palace Capriano di Teramo. La meta Teramo Basket batte Viterbo, scusate, 66 a 60. Andiamo a dare la lettura finale dei tabellini. Per quanto riguarda la meta, abbiamo 15 punti di Papa, 6 di Gaeta, 3 di Nolli, 14 di Salamina, 2 di Lucarelli, 13 di La Gioia, 13 di Tomasello. Per quanto riguarda invece Viterbo, 4 punti di Ingrilli, 5 di Liston, 9 di Cattaneo, 5 punti di Fowler, 10 punti di Rovere, 23 punti di Cianci, 4 punti di Marcante. Teramo quindi che, ricordiamo, va a quota 20 punti in classifica. Domenica prossima la squadra biancorossa non giocherà la partita a Roma contro la Stella Azzurra, quindi la recupererà il giorno 22 marzo alle ore 19. Vince quindi meritatamente la formazione biancorossa e riceve tutto l'applauso del Pala Scapriano. Finisce qui, quindi è tutto per quanto riguarda questa telecronaca. La meta batte nuovamente, ricordiamo il punteggio, batte Viterbo 66 a 60. Lorenzo Mazzaufo vi saluta e vi augura un buon proseguimento con i programmi di Super J.